Allora, benvenuti. Credo che ormai, insomma, non ci siano bisogno di presentazioni. Presidente Sergio Spina, vicepresidente Claudio Bartolomei e Giorgio Di Vicino. Io inizierei proprio. Inizierei proprio da Sergio Spina, dal presidente, per sentire un po' il suo parere su questo acquisto. Siamo molto soddisfatti di aver portato un giocatore del calibro di Giorgio qui a San Benedetto. Questo va merito, dato merito soprattutto a Claudio, che ha portato avanti la trattativa in prima persona in questi giorni. E adesso pensiamo di aver messo a disposizione del mister una rosa di altra categoria come era quella dell'anno scorso. Quindi adesso non si può fare altro che raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi lui, come tutti gli altri, ecco, adesso in poi dovranno un attimino darci qualcosa in più per cercare a fare i punti da domenica prossima, perché adesso, ecco, la preparazione è finita, il precampionato è finito, le attenuanti di persone che non c'erano sono finite, il trasferto in bianco è arrivato, adesso domenica andiamo a Fossombrone e dobbiamo vincere. Questo era giusto per mettere altri punti di soli. E però per il resto, ecco, un giocatore di questa classe ce lo ricordiamo tutti quando è venuto qui a Riviera, che ci ha fatto la bambola 3-1, se non sbaglio, no? Quindi 1-0. 1-0, chiedo scusa. E quindi niente, io non posso fare altro che dargli il benvenuto e sperare che faccia benissimo come ha fatto sempre, insomma, ecco. C'è un leggero messaggio a No, Pallardini, noi oppure è una cosa. siamo tutti per un unico obiettivo, che è quello della vittoria, la vittoria finale. Quindi adesso abbiamo tutto per poter riuscire nell'intento, no? Con lui specialmente abbiamo alzato notevolmente il tasso tecnico, che già era molto molto alto in questa categoria. Adesso c'è solamente che ognuno di noi ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità e portare a termine ciò che ci siamo prefissati l'estate scorsa. Buonasera. Buonasera. Allora, si è saputo che lei qualche giorno fa poteva approdare all'Eupen, la squadra belga di Serie A, con il tecnico Essionino Capuano. Adesso io non so se effettivamente c'era questa ipotesi. Che cos'è che l'ha fatta invece propendere più per l'ipotesi San Benedetto, piuttosto che magari cercare gloria in Belgio in una massima serie? Sì, c'è stata questa voce, ho parlato col direttore in borsa, con il mister. Hanno preso un po' di tempo, ecco, a me non andava ancora di perdere altro tempo. Quindi c'era la possibilità di venire qui a San Benedetto e ho preso subito la palla al balzo, ecco, quindi sono contento di venire qui. Anche se sono sceso di categoria, per me è la prima volta, però sono arrabbiato calcisticamente, ecco, un po'. Quindi ci tengo molto a fare bene, di vincere, come diceva il presidente, anche se non è sempre facile vincere in qualsiasi categoria. Normale che mi metterò a disposizione del mister, come tutti i miei compagni, e cercheremo di andare avanti, ecco. Mi sembra che non ci hai pensato neanche 2 volte a accettare la proposta della Salvettese. Qual è l'elemento scatenante che ha fatto sì che appunto ci fosse questo matrimonio tra te e la Salvettese? Ma perché, come sappiamo tutti, ecco, voi lo sapete meglio di me, che è una piazza importante, che ha voglia di vincere, di andare più in alto possibile. Quindi io l'anno scorso sono stato a Pianura ad allenarmi, la città del mio quartiere, era la Serie D. Hanno fatto proposte importanti, però non vedevo il futuro, ecco, quindi adesso per me è come se ricominciassi da capo, ripartiamo da capo e cerchiamo di vincere, la cosa più importante. Sì, ho giocato un po' dappertutto, ecco, dalla metà campo in su, quindi non c'ho nessun tipo di problema. Come dicevo prima, metterò a disposizione del mister, poi sarà lui a valutare alcune scelte. È normale che sono nato trequartista, mi piace giocare lì più in mezzo al campo, poi ho giocato parecchi anni esterno, cerco di dare sempre il meglio di me. Devo recuperare un pochino, ecco, sicuramente non sono all'altezza dei miei compagni. Il 13 giugno ho finito il campionato, ecco, a Catanzaro, poi mi sono allenato un periodo da solo e niente, adesso cerchiamo di recuperare più velocemente possibile. Ma sicuramente
È normale questo, credo i problemi ce l'ha più il mister che noi cerchiamo di allenarci e di mettere in difficoltà l'allenatore. E l'anno scorso sarà a dicembre a Roma, quindi devo recuperare fisicamente tutte queste cose qui. Poi partire già da un campionato iniziato con i ragazzi che già hanno fatto un ritiro, sempre più difficile. Poi volevo smentire questa cosa perché sento sempre di tutti i colori. C'è gente che si opera le ginocchia, tutto, e non ne parla nessuno. Io per fare una pulizia, un'artroscopia così alla caviglia, sembra chissà cosa ho fatto. L'ultima cosa, volevo ringraziare il presidente, il vicepresidente, che mi ha dato questa opportunità, visto che devo ripartire. Li ringrazio molto, che per me è un'occasione molto importante. Con il mio amico Giovanni Capriotti, che comunque diciamo, ci siamo sentiti dall'inizio con questa trattativa, e ci tenevo a dire questa cosa. Io sono partito un colore. Sono partito. Allora, tutti per uno per tutti, così. Aspetta.